Eccomi qua, buongiorno amici. Oggi è prestissimo, sono le 4 penso, non ho dormito una mazza. Era un po' che non facevo una pescata a barracuda, quindi questa mattina cercherò di rimediare. Il mare, c'è una piccola mareggiata in corso di mare lungo, e infatti non è che è una vera e propria mareggiata, ma sarà un po' fastidiosa per me. Probabilmente non potrò pescare a galla, adesso vedremo come si comportano le esche. E vediamo, vado in pesca. Oggi ho fatto una vera e propria alba, ancora non si vede neanche un bagliore di luce all'orizzonte. Parto con il finder jerk perché c'è, come ho detto, c'è un po' di mare, quindi voglio un palettato che resista a correnti, onde e non abbia problemi di nuoto. Vai con i primi lanci al buio. Anche in corso il tramonto lunare, non so se si vede, tra questo mix alba e tramonto spero sia buono. Eccolo, ci siamo. Quel barra, forse è bellino, no? Non è la matitina. Ehi. Però, è stata una bella puntata. Va bene, è sciotto da un chilo e mezzo sarà. Corrente e onde l'avevo sovrastimato. Direi che come inizio non c'è male. Eccolo qua, con il finder che fa sempre il suo lavoro. Bel barrozzo sul chilo e mezzo. È bello tozzo questo, non è lungo ma è tozzo. Questo si era proprio cucito, impossibile da slamare. Parte con le pinze. Piccolo controllo che non abbia toccato il terminale con i denti. No, tutto a posto. Quindi via. Si riparte. Eccolo. Oh, subito! Al lancio successivo. Questo è piccolino però. A quanto pare c'è il branco qua davanti, fammi prendere le pinze. Questi pesci direi che con le catture da portare a casa ci siamo. Anche qui controllo al terminale. Vai. Devo fare in fretta perché se c'è il branco meglio non perdere tempo.
È andato. Ho sentito il furbetto, ma non c'è rimasto. È stata una grattatina sull'esca e via. C'è una brutta tacca sul terminale. Non so se un barracuda di prima ha toccato sulle rocce, non me ne sono accorto, oppure è una dentata dell'attacco andata a vuoto. Non è bella, ma mettermi a rifare il nodo all'alba non mi va per niente, quindi me la rischio. Ultimi lanci con il finder jerk e poi mi metto a galla. Dai, proviamo a galla. Voglio utilizzare il 150 perché c'è un po' di onda, tanta corrente, e il 120 ho paura che in queste condizioni non riesca a nuotare come dovrebbe, quindi un'esca un pochino più massiccia farà sicuramente meglio il suo lavoro. Pronti? Oh, vedi come vola bene il 150. Niente, stamani non sembrano gradire il VTD. Penso che farò qualche ultimo lancio sul fondo, magari a gomma, e poi posso anche chiudere quest'alba. Ragazzi, questa alba in scogliera finisce qua. Quella di oggi era solo una pescatella lampo. Alla fine, per essere stato penso un'ora e mezzo di pesca, non mi posso lamentare, due pesciotti sono usciti. E l'obiettivo alla fine era proprio quello, prendere un barracuda, e ne sono usciti due. Nulla di eccezionale, però la taglia media che c'è da me, quindi ci si accontenta. Con queste due catture vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!